Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati al blog del camionista, sempre col vostro Silvano. Altro videino a volo a volo. Insomma, sono rientrato alla base dopo aver scaricato, come vi ho detto prima, questi benedetti sacchi di sabbia in uno stabilimento qua della zona. E vabbè, pensavo di scaricare il coperto, invece mi è andata male. Quelli li hanno voluti scaricare fuori e bisogna adattarsi. Fatalità che poi era proprio il momento in cui ha cominciato a venire giù sta benedetta pioggia, che ormai sta diventando una croce. Gioie e dolori. Quando non c'è, la si acclama, quando invece arriva, si vorrebbe che non piovesse. Ma vabbè, dobbiamo essere attrezzati a tutto. Fossero quelli i problemi. Comunque, tornando a noi, ho finito di guardare il video del noto guappo. Perché prima avevo comunque incominciato e interrotto a metà, neanche. Doveva ancora arrivare la parte bella in cui il presidente è intervenuto. E quindi mi sono espresso su quel poco che avevo visto e che il noto guapo accennava alla live di ieri sera, che poi è stata cancellata e quant'altro. Vabbè. Comunque, per l'appunto, il bello doveva ancora venire. E anche stavolta il guappetto ha fatto una figura barbina di quelle numero uno. Ormai, Gigio, te lo stiamo dicendo tutti che sei finito. Guarda, stai facendo tripli salti carpiati con avvitamento super cazzola e chi più ne ha più ne metta, e in sostanza ti stai incartando da solo. E per fortuna che sei un titolare di partita IVA, e per fortuna che sono anni che fai questo mestiere, ma ancora non ci hai capito un cazzo. Ma puttana miseria. Allora, io continuerò sempre a dirlo che per tantissimi aspetti o modi d'agire comunque non sono d'accordo col presidente. Perché ora va epitetato per quello che è o si è scelto di essere, andando ad eliminare la parte belvica che lo ha sempre contraddistinto, anche se ancora fatica ad ingranare ed entrare nel ruolo. Perché già appunto da quello che dicevano ieri sera sono partiti in ore e straore, pipponi, mazzi, cazzi, intrallazzi e chi più ne ha più ne metta, quando dovrebbero essere brevi e concisi, non circoncisi. Vabbè, si sta impegnando, dai, va riconosciuto almeno quello alla fine. E oggi, appena prima, insomma, è intervenuto nella live del noto guapo dandogli talmente tanta carne che metà basta. Ha riempito il congelatore per un anno, quindi ha la dispensa piena. Qua noi, quando si dice dar carne a uno, vuol dire dirgliene comunque di tutti i colori. E per l'appunto, io lo devo per onestà intellettuale ribadire quando non sono d'accordo con determinate persone, però prendo atto anche di quando comunque dicono cose che secondo me, sempre secondo me, hanno un filo logico e hanno un riscontro oggettivo. E per l'appunto il presidente ha detto giustamente la sua. Per l'appunto è noto guappo che non ci capisce un beneamato cazzo di trasporto. Prende quello che arriva, secondo quello che gli pare, e chi più ne ha più ne metta. Alla fine, cioè, fa quello che fa perché non può fare altro. Lo dice. Ma è limitato anche, oltre a livello lavorativo, anche dal punto di vista di quelli che sono i meccanismi legati al costo del lavoro, alle tariffe e chi più ne ha più ne metta.
Io però, oltre ad appoggiare in parte il presidente, devo dire una cosa che già ho accennato tempo fa e che riguarda un po' quello che tanti comunque dicono più o meno di sfuggita riguardo alle tariffe. Allora, dobbiamo capire che non è tutto bianco e nero. Cioè, determinati chilometri non si fanno sempre allo stesso prezzo. Io questo l'ho già detto in qualche video precedente, perché va un po' tutto a convenienza. Molto spesso le tariffe sono predeterminate, calcolate in base al costo del lavoro, ai vari comunque costi del gasolio, insomma, tutte le spese ordinarie. Ma altre volte, a seconda delle condizioni, comunque determinati viaggi possono variare a livello di tariffe. Perché? Perché si presentano comunque condizioni più o meno favorevoli e quello che una volta si può portare a casa a 1.000 euro, la volta dopo si porta a casa molto meno. E si è nelle mani materialmente di chi ti offre il viaggio, cose che presumo succedano un po' a tutti, chi più chi meno. Come avevo detto, ho a che fare comunque con molti addetti alla logistica, quindi ne sento un po' di tutti i colori e lo sono loro i primi a dire che a volte, cioè, si contatta il cliente, il committente, chi ha in mano determinati viaggi per far magari rientrare una macchina e gli si propongono magari dei preventivi sulla base di quello che si era fatto la volta precedente in maniera uguale e non vengono accettati. Magari non ne viene accettato uno, due, tre, e alla fine si è costretti comunque a gettare la spugna e dire: boh, allora il prezzo fammelo tu. Perché questi qua hanno il coltello dalla parte del manico. Allora ti dicono: beh, stavolta hai bisogno tu e il prezzo te lo faccio io. Quindi sono loro a dettare legge. E cosa volete che faccia un trasportatore che ha una macchina in zona da far rientrare o da spostare da un punto a un altro per i propri interessi? Costretto a prendere il viaggio a quello che il mercato gli offre, che può essere anche ben al di sotto delle tariffe standard o di quello che magari si era anche preventivato la volta precedente, quando erano gli altri ad aver bisogno. E ora ti vengono là col cappellino in mano: per favore, fammi sto viaggio, ti do quello che vuoi. Ma appena le condizioni cambiano, sono pronti a ficcartelo in quel posto. Perché non è tutto bianco e nero, non è tutto predeterminato. Le cose non sono così stabili come pensiamo. Sì, c'è carenza di autisti e tutto quello che ne consegue, ma non pensiamo per un attimo che il mercato sia stabile e predeterminato all'origine. È tutta una contrattazione, è tutto un forfettario fatto quasi al momento. Ripeto, non è sempre così, però a volte può succedere, perché poi varia dai settori, dai contratti più o meno forti che uno può avere, però ci sono determinate condizioni in cui i viaggi cambiano a livello di guadagno, appunto perché il mercato non è così stabile come noi pensiamo da dipendenti o anche da padroncini che vivono alla giornata. Alla fine, perché comunque le cose, vi ripeto sempre, non sono sempre bianche o nere, ma c'è una gran sfaccettatura in tutto questo. Allora, bisogna comunque prendere atto che per una buona parte del discorso ha ragione anche il presidente. Però, allora, facendo i seri per un attimo, una certa parte ha ragione anche il guappetto, perché le cose comunque si concatenano e siamo tutti parte dello stesso sistema. Un
uno dipendente dall'altro. Dipendenti, padroncini e chi più ne ha più ne metta. Questo riguarda il conto terzi. Attenzione ragazzi, qua non parliamo più di altri settori, ma parliamo strettamente del trasporto conto terzi. Perché le condizioni del mercato adesso come adesso sono molto in bilico. Viviamo in un periodo di recessione, determinata comunque dall'inflazione che si è generata. Quindi non è comunque tutto rose e fiori, sebbene che comunque ci sia la tendenza di massima a dire e a riscontrare la carenza degli autisti. Perché questo è sempre valido e resta un concetto di fondo in un'ottica di espansione o comunque di stabilizzazione del mercato. Ma adesso siamo in quel limbo in cui basta una piccola fluttuazione del mercato per scombinare un po' tutte le cose. E siccome siamo tutti legati e facciamo parte di questa gran macchina legata al trasporto, siamo tutti anche vincolati alle dinamiche che regolano il mercato. Quindi ha in buona parte ragione o presidente, e in piccola parte comunque anche il nostro gigione che, per quante figure di merda faccia, ormai la senilità che avanza si fa sentire, e più quelle che spara che le volte che ci c'entra sui discorsi. Però qualcosina ancora in brocca, quindi non ha ragione completamente uno, non ha ragione completamente quell'altro, ma le cose secondo me comunque adesso parlando seriamente si concatenano per quello che ho detto, che facciamo tutti parte di questo gran meccanismo chiamato trasporto, che in questo periodo vive equilibri abbastanza precari. Alla fine, quindi ragazzi, io di più non so cosa dirvi. Spero solo che il noto guapo o faccia giudizio o comunque si metta a fare videini costruiti ad hoc, come sta dicendo ultimamente, così ce lo leviamo dai coglioni e finalmente possiamo parlare di cose serie con una certa assennatezza. E non col punto di vista di uno che prende quello che il mercato gli offre secondo i suoi parametri personali, che comunque non trovano gran riscontro in quello che è il mondo lavorativo reale, che comunque ha giustamente preso in considerazione o presidente. Ragazzi, io con questo concludo. Penso che per oggi ne abbiamo tutti abbastanza. È venerdì, quindi non voglio svangarvi i maroni in maniera ulteriore parlando di argomenti seri che richiederebbero comunque un contraddittorio. E io a parlare da solo faccio solo la figura del coglione, anche perché non sono portato. E con questo vi lascio. Quindi, ragazzi, ciao da Silvano e dal Blob del Camionista. Bye, alla prossima!